Evelina Mazzei, presidente Proloco di Amato, siamo nella tua città per la presentazione del nuovo libro di Nicodemo Vitetta, Come rose nella roccia. Una Proloco che, oltre agli avvenimenti di intrattenimento, si occupa anche di cultura. Buonasera, sono Evelina, il presidente della Proloco di Amato. Sì, ci occupiamo anche di cultura, ma questa è una buona occasione per parlare soprattutto della violenza contro le donne, perché ultimamente purtroppo si verificano delle cose un po' troppo esagerate nell'uccidere le donne, di usare violenza non solo sulle donne ma anche una violenza sui bambini, perché sarà una violenza lasciare dei figli senza madre e senza padre, perché anche se il padre fa una violenza alla madre, questo figlio rimarrà senza genitori. Quindi bisogna, secondo me, parlarne, ma parlarne tanto di queste cose. Questa è una buona occasione perché Nicodemo Vitetta è una persona molto sensibile su questo discorso, ha scritto questo libro e io ho preso la palla al balzo per poter sensibilizzare il discorso della violenza contro le donne. Abbiamo anche l'associazione di telefono Rosa che si occupa del centro antiviolenza di Catanzaro. E quindi poi faremo questo dibattito. Io mi batterò fino alla fine su questo discorso, perché la Proloco non deve essere solo sagra o festa, manifestazione in piazza, ma deve essere anche a 360 gradi. Io lo dico sempre, occuparsi di tante cose e parlare di queste cose. Quindi quando c'è queste manifestazioni così importanti di cultura, fare rete tra noi Proloco, e io pian piano ci sto riuscendo, perché poi ho tanti amici che mi stimano e io stimo per loro e quindi li ho sempre presenti. Quindi vi ringrazio e niente, lascio la parola a Nicodemo Vitetta. Grazie e buonasera.